Com'è la situazione qua per i dipendenti della Torchio, l'azienda che per il comune gestisce la pulizia? Purtroppo la situazione ancora ad oggi sta di fatto che i lavoratori non hanno percepito lo stipendio che devono percepire di dicembre entro il 15. Le preoccupazioni sono quali? Le preoccupazioni sono che dietro tutti questi lavoratori ci sono delle famiglie, ci sono delle scadenze, nonostante loro hanno fatto sempre sacrifici a fare il loro lavoro, nonostante gli stipendi non sono poche volte sono arrivati in ritardo. Puntuali, chiedo scusa. Quindi qual è la soluzione? Noi chiederemo un incontro al comune, sia di Camporosso o Dolce Acqua, oppure loro lo chiederanno a noi, di fare un incontro con l'azienda per cercare di trovare la soluzione. Poi le responsabilità si ribalzano, il comune non paga correttamente, l'azienda dice adesso, noi non vogliamo entrarci nelle polemiche, sa di fatto che i lavoratori non percepiscono stipendio regolarmente, può succedere una volta, due, ci sta tutto. Niente, noi chiediamo di trovare una soluzione definitiva con un accordo tra le parti, che se casomai l'azienda è insofferente, che il Comune si possa dimostrare di pagare direttamente i lavoratori i contributi diversi all'azienda, oppure trovare un'altra soluzione che garantisca ai lavoratori che prendono lo stipendio correttamente, perché la situazione ormai è insostenibile, le spese sono tante, poi il mese di gennaio sappiamo che c'è un sacco di scadenze. Ci sono lavoratori che non hanno neanche 10 euro per poter comprare qualcosa.